Shalom, shalom, shalom. Okay, it's the GMS Camp Italia, and we are here to exhort and call the elect spread around the four corners of the earth. And before starting, we'd like to give all praises to the Most High, Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Rukakodash. Our double honors to the apostles and elders of Great Millstone GMS who taught us this truth, which is the 100% truth. Okay, peace and salutations to the hopeful elect spread around the four corners of the earth, risking their lives to push this truth in these last days. Okay, so let's get quickly into it. We want to start from the book of Revelation chapter 12. So we're switching to Italian now. Okay, so leggiamo dal libro di Apocalisse capitolo 12, versetto 12. Alleluia, gloria a Dio. Buongiorno. Buongiorno a te. Voi credete alla Bibbia? Sì. Ok. Sapete che la Bibbia parla di un popolo preciso, ok? Il popolo si chiama Israele, ok? E fuori da questo popolo non c'è salvezza, c'è salvezza solamente per la casa di Israele. E coloro che occupano la terra di Gerusalemme oggi, come dice le scritture, non sono i veri israeliti, sono degli impositori. È uno stato che è stato creato nel 1948, ok? Perciò i veri figli di Israele sono sparsi dappertutto il mondo e ormai sono diventati anche come i popoli dove si trovano, ok? E così chiamato Gesù, che il suo nome non è Gesù, il nome Gesù viene dalla parola greca, ma lui ricordiamoci che è un ebreo, ok? Yahshua è il nome ebraico moderno. Moderno. L'alfabeto ebraico moderno è un alfabeto assiro-babilonese. Come lo chiamate voi? Il nome ebraico antico è Yahawashai. Sarebbe il Salvatore. Sì. Questo è l'ebraico antico, il Salvatore. Infatti, come possiamo leggere nel libro di Matteo, al capitolo 1, al versetto 21, è molto chiaro come il suo nome sia il Salvatore e non sia Gesù, che non ha nessun significato. Perché dice che quando Maria partorirà suo figlio, colui che, ve lo leggo se no parafraso, dice: essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai il Salvatore. Egli infatti salverà il suo popolo. Infatti il suo popolo, se vi è chiaro quando parla del suo popolo, quando parla che il Signore è venuto su questa terra, è venuto per il suo popolo, per Israele, non per tutto il mondo, è venuto per il suo popolo, è venuto a salvare il suo popolo. E noi è questo che portiamo la verità della Bibbia. Attraverso la Bibbia abbiamo riconosciuto che coloro che colui che la Chiesa ci ha presentato come il figlio dell'Altissimo è Cesare Borgia, è il figlio di Papa Alessandro VI, è un dipinto di Leonardo da Vinci, è il Salvator Mundi. Questo qua è il dipinto del figlio di Papa Rodrigo Borgia, Salvator Mundi. Infatti possiamo vedere come è descritto nell'Apocalisse, nella Bibbia, capitolo 1, versetto 13. Vediamo. E in mezzo ai candelabri c'era uno simile a un figliol d'uomo, con un abito lungo fino ai piedi e cinto al petto con una fascia d'oro. I capelli della testa erano... I capelli della testa erano candidi, simili a lana. Ok, quando si parla dei capelli candidi, lana, sapete che c'è la scienza sulla tipologia di capelli? Ok, c'è un popolo che si chiama il popolo negro. Ok, i nostri capelli sono capelli di lana, ok? È diverso dal vostro, ok? Poi dopo arriveremo. Che... Ti posso fare una domanda? Cioè, sì. Quindi tu chi credi che è figlio di Dio? Figlio di Dio è colui che è venuto sulla terra. È colui che 2000 anni fa è venuto sulla terra. Tu è pensi venuto... che sia questo? O no. Tu pensi che sia Yahshua? Allora, suo nome, come abbiamo detto prima. Aspetta, tu hai fatto due domande: pensi che sia questa immagine o pensi che sia un nome? No. Tu stai parlando dicendo che quello è dell'Altissimo, no? No, io sto parlando dicendo che questa è l'immagine che ti hanno ingannato il mondo, perché nella scrittura, nella Bibbia, è descritto con capelli lanosi, come li portano i negri, bianchi, e qua strike uno, che qua ci mostrano uno con i capelli lunghi, un ma tutto quello che ci fanno vedere, statue, statuette, Gesù non aveva mai detto che... Di Cesare Borgia. Quindi noi stiamo facendo conoscere il nostro Salvatore, colui che è venuto. Noi lo conosciamo perché siamo evangelisti, quindi conosciamo Gesù. Lui ha cambiato la nostra vita. Praticamente dici che conosci Gesù. Sì. Però
Conosco anche l'Antico Testamento, so anche il nome di Gesù. Diciamo che non conosci il suo vero nome, perché Gesù è un nome che deriva dal greco. Sì, lo so. Cioè, fatti avere, se lui è nato a Betlemme, in Israele, ebraico, il suo nome è ebraico, non è il nome greco. Esatto. Devi andare in ordine, ma là stavamo parlando del nome, perché il nome è importante, ok? Come dicevamo prima, se lui è un ebreo, ok? Non possiamo poi dargli un altro nome, che il nome Gesù e tutto il resto sono nomi falsificati. Inventati, certo. Questo è il libro di Proverbi, capitolo 30, ok? Versetto 4 dice: chi mai è salito al cielo e ne è disceso? Chi ha racchiuso il vento nelle sue mani? Chi riesce a trattenere l'acqua nel suo mantello? Chi ha fissato i confini della terra? Qual è il suo nome? Come si chiama suo figlio? Ok? Questo nome è stato nascosto per tantissimi anni, ok? E questo nome l'abbiamo perso, perché i figli di Israele, qual è la differenza tra i figli di Israele e gli altri, ok? Il padre ha creato tutti, ok? Ma ha scelto un popolo suo che è Israele, ok? Tiratemi fuori il precetto The Other Nations Are Nothing, il libro di Isaia, le altre nazioni sono nulla. Ma ti posso dire una cosa? Sì. Noi conosciamo l'Antico Testamento, sappiamo che... Other Nations Are Nothing. Allora siamo contenti, così almeno possiamo confrontarci. Siamo fratelli, questa è la perché cosa voi, se siete venezuelani, dovete capire le vostre radici, ok? Però ti posso dire una cosa? Che cosa pensi della vita, la vita pratica in Cristo? Allora... Che cos'è per te la vita in pratica? Ti voglio fare una domanda perché ci stiamo conoscendo, giusto? Sì, sì. La vita in Cristo, che pensi che sia? Allora, come spiegavo prima, il padre ha creato il suo popolo, ok? E ha creato tutti gli altri popoli, ok? Il suo popolo gli ha dato delle leggi e statuiti da seguire, ok? Sì. Leggiamo dal libro di Deuteronomico, capitolo 28, ok? E dice, se voi questi comandamenti e statuiti, se non li rispettate, ok? Io vi punirò, ok? Ha fatto una lista di benedizioni, se fai questo, queste benedizioni verranno. Se non fai queste sono le maledizioni. Infatti è attraverso il Deuteronomio 28 che noi siamo riusciti a discernere chi è il vero popolo di Israele oggi nel mondo. Perché attraverso le maledizioni, la maledizione e il castigo meritato, tra l'altro, che ha subito la casa di Israele, si rispecchia in questi popoli così chiamati negri, latini, indios, taino, nativi indiani d'America. Quello è il vero popolo di Israele. Sono i veri. Hanno subito quella maledizione, hanno subito. E allora i figli di. E la Bibbia, cioè, la Bibbia è una storia, ok? Sono pezzi storici, ok? Questi figli di Israele sono andati fuori da questi comandamenti e statuiti, e vedete dal libro di Cronache, i libri di Re, andavano sempre in castigo nelle mani dei nemici. Sì. E poi padre cercava di sempre radunarli con diversi profeti, ok? La storia non è mai cambiata, ok? E fino al giorno d'oggi, ok, la stessa cosa sta succedendo di nuovo. Il regno che stiamo vivendo adesso è regnato dai malvagi, credete questo sì o no? Sì, chiaro, okay? Questo regno è nelle mani dei malvagi. Qual è la scrittura? Giobbe capitolo 9 versetto 24. Bravo. La terra è in balia dei malvagi. Poi leggelo per favore. Poi possiamo vederlo anche quando stesso nostro Signore è stato tentato da Satana nel deserto. Satana gli mostrava i regni della terra, quindi faceva capire che era lui al potere. Diceva, se ti inginocchia a me, governerai su questo. Comunque sai cosa volevo rispondere alla tua domanda? Il pianeta Terra è stato creato per la magnificenza dell'Altissimo. Cioè, chissà quanta vita su altri pianeti ha creato. Parliamo della nostro pianeta Terra. Noi, gli esseri umani, fatti a sua immagine e somiglianza, ma non nell'aspetto, nel dominio, come l'Altissimo è il dominatore dell'universo, a noi ci ha costituiti dominatori sugli animali. Infatti quando lui dice facciamo la nostra immagine e somiglianza, quando parla di essere dominatori sugli animali e sugli esseri viventi, quindi noi, qual è il significato della vita? Noi siamo gli amministratori del pianeta Terra, creati non per morire, perché la morte è entrata per invidia del diavolo, cioè quando siamo stati, quando il popolo degli Adamei, perché poi non è che noi veniamo da Adamo ed Eva e veniamo da incesti fraterni, cioè non è che Adamo ed Eva sono il primo uomo e la prima donna che hanno fatto i figli e noi veniamo da lì. Comunque ha creato una moltitudine di popoli, come spiega nella Genesi, quando dal mare ha creato
gli esseri viventi. Allora, una cosa che la Chiesa, cioè la Chiesa ha un sacco di inganni, ok? Le religioni più che altro, noi comunque più che altro, diciamo di uscire dalle religioni. Il padre delle religioni non crediamo ci sia verità. Ok, ci ha dato delle leggi statuiti, ok? E infatti bisogna, ci vuole lo spirito proprio per svegliare la gente a capire questo libro qui, perché tutti la prendono in mano e la traducono come vogliono. Sì. Per esempio il libro di Genesi. Non stava parlando, è tutto, diciamo che è tutto parlato in parabole, ok? Se uno non è in spirito non può capire quel libro là, ok? Certo. Sì, prima di tutto c'è qualcosa che dovete capire, come abbiamo detto prima, la salvezza c'è solamente per la stirpe di Israele, ok? Yahweh Shai, Gesù, così chiamato Gesù, non è venuto per nessuno altro, è venuto solamente per i 12 tribù di Israele. All'inizio? Non all'inizio, anche ora. Cioè il padre, tu credi che il padre è lo stesso ieri, oggi e domani? Vabbè, vorrei dire. E allora tirami fuori una scrittura dalla Bibbia che dice che viene per tutto il mondo. Scusami, allora, io qua costantemente parla delle nazioni, le nazioni lo deranno. Perché le nazioni? Perché quando Israele è stato disperso nel mondo, infatti, è stato in tutte le nazioni del mondo. Quando dice ho altre pecore fuori da questo ovile, è perché si riferisce a tutti gli israeliti che sono dispersi in tutto il mondo. Anzi, si riferiva soprattutto a quelli che erano nelle Americhe, cioè come dice il libro di Ezra, nelle terre di Asharat. Quelli là sono il popolo, tu vieni dal popolo di Israele. Quindi si riferiva soprattutto a quelli, ma tu che per pensi? Questo devono andare nel mondo. Come? Ma tu predichi la parola di Dio a un giovane, tu gli dici al giovane allora, che deve essere ebreo per essere noi portiamo la testimonianza del Signore. Infatti non siamo e naturalmente, naturalmente non c'è salvezza se non nel Signore. Amen. Perché il Signore dice io sono venuto per la Cano. Perché non vogliamo dire le nostre, noi dobbiamo rispondervi con le scritture. No, vabbè, ma loro credono alla Bibbia, quindi cioè, la conoscono. Adesso non le stiamo tirando fuori, ma le stiamo nominando le scritture comunque. Guarda la scrittura, ce l'abbiamo tutti quanti, noi siamo degli evangelisti, abbiamo dei birtini, abbiamo e facciamo discepoli. Quello che voglio dirti è questo, tu mi dici che il popolo di Israele, pensi che secondo Israele, oggi come oggi non è così. Perché quando Paolo ha rimproverato Pietro che pensava? Ma sai che significa pagano? Io ho capito a cosa ti riferisci, no, quando si parlava dei pagani. No, ma non sono pagani, io ti parlo di oggi, tu sei in Italia, ok? No, mi hai fatto l'esempio di Pietro. Quindi già ti amo per questo, perché hai un accento familiare. Tu sei qui, a un giovane, cosa ne vai predicando? Insegniamo chi è il vero mediatore tra noi e l'Altissimo. Alleluia. Il suo vero nome. Insegniamo il vero nome e il vero aspetto. Okay, perché naturalmente come il popolo, ok? È quello che è venuto a predicare la salvezza per la casa di Israele. Ragazzi, okay. Comunque una cosa importante che dobbiamo che oggi voglio che ci portiamo via pure di qua, ragazzi, è l'importanza del nome. Perché non è che il nome non è importante, il nome è importante. Torre forte è il nome del Signore, come dice il libro dei Proverbi. Ma c'è è lo spirito che detesta, ok? È lo spirito che detesta. Tu potresti essere una stirpe. Aspetta che. Pensi, come predi? Allora, prima di tutto quel giovane che deve imparare, che deve ricevere questa verità, se gli è data di riceverlo, la riceverà. Perché come dice la scrittura, il padre ha chiuso gli occhi a molti e li ha aperti ai pochi. Cioè, ha fatto conoscere, cioè sceglie chi deve ricevere questa verità prima di tutto. Quindi infatti noi non siamo qui ad inculcare la verità, noi siamo qua a raccontarla. Se la ricevi, bene per te. Se non la ricevi, questa è la volontà del padre. Noi non siamo. Ai suoi eletti. C'è il libro di Geremia che ti ho conosciuto fin dal grembo del tuo madre. Sì. Sai, poi per rispondere a quello che stavi dicendo prima riguardo a tutti, qua nella quando ti dico invece che il Signore è venuto a salvare il popolo di Israele, non voglio... Matteo capitolo 10 versetto 5 ci dice questo. Questi 12 Yahweh Shai li inviò dopo averli così istruiti. Non andate fra i pagani e non entrate nelle città di Samaritani. Perché Samaria, che una volta era la capitale del regno del nord, era quando sono stati deportati in Assiria, hanno preso gli Assiri e li hanno portati in Samaria. Quindi era, cioè non c'erano più molti israeliti lì. Rivolgetevi piuttosto alle pecore sperdute della casa di Israele. Ma se no, sai, mi viene ancora in mente uno... Aspetta. Sta là, chiacchio. Mi viene in mente ti appoggio un... con un precetto. Hai parlato di Samaria, giusto? Sì. La donna samaritana che cosa ha fatto? Allora. Subito l'ha riconosciuto. Alleluia. E poi? E poi l'ha creduto. E poi? No, devi capire che la donna samaritana, infatti,
non faceva parte della stirpe di Israele, perché se ascolti bene le conversazioni, ok? Yahweh Shai ha chiesto: dove è tuo marito? Okay? Tu hai mariti. Lei ha avuto già 5 mariti, ok, prima. E perché Gesù l'ha chiesto di suo marito? Perché suo marito era il vero stirpe di Israele. E ricordiamoci comunque cosa è successo in Samaria, quando i re babilonesi ha importato altri che non facevano parte di Israele, hanno occupato quella terra lì, cacciando via i veri israeliti. Quindi bisogna andare al contesto di tutto, cioè non possiamo prendere certi punti. Ciao, bro. Non possiamo prendere certi punti senza avere il vero concetto. La signora samaritana non faceva parte della casa di Israele. Infatti Gesù l'ha detto che arriva il momento che voi non... prendi il libro là della samaritana. Gli ha detto che arriva il momento che voi in questo posto non pregherete più, pregheranno i scelti, gli eletti. In verità è in spirito. Spirito, perché verità, è il Padre che dà lo spirito. Ma infatti, senza lo spirito non c'è verità, ragazzi. Per appoggiarti prima che parlavi, questo è il libro di Matteo capitolo 15, e l'ho tirato fuori anche io, il versetto 24, e dice, Gesù disse, io sono stato mandato soltanto per le pecore sperdute del popolo di Israele. No. Sì, ma magari non la conoscono questa storia, questa è la donna cananea, quindi una donna non israelita che va a implorare il Signore. Continua a vegare anche se i discepoli gli dicono: esaudiscila, cioè accontentala, non vedi come ci grida dietro? Ciao. E Yahweh Shai gli rispose: non sono stato inviato che alle pecore sperdute della casa di Israele. Ma lei che dice però? Lei continua? Insiste. Però aspetta, però ti voglio far capire una cosa. Tu dici: lei che dice? Cioè, stai dando più importanza? No. Cioè, ok, è una dimostrazione. E alleluia, come dici tu, quando anche chi non fa parte del popolo di Israele crede al Signore, perché tutta la terra, magari tutta la terra credesse nel Signore, però io mi concentro sulla parola del mio Signore. Mio Signore dice che lui non è venuto che per le pecore sperdute della casa di Israele, lui non è che è venuto per il popolo di Israele. Poi, ma che cosa è per te oggi il popolo di Israele? Il popolo di Israele oggi sono i figli dell'Altissimo, il popolo di Israele sono i santi dell'Altissimo. Allora, una cosa che devi capire, sì, siamo noi, per esempio noi del sud Italia, noi discendiamo dai Mori. Conosci la bandiera della Sardegna e la bandiera dei quattro Mori? No, io non conosco. No, è storia, per farti dire. Quando è caduto l'impero romano nel 476 dopo la venuta del Signore, i Mori dall'Africa, che vengono dalla tribù di Giuda, che sono i cosiddetti negri, sono venuti in Sicilia. Sì. E dalla Sicilia poi si sono espansi in tutta Europa. In tutta Europa. Dalla caduta dell'impero romano fino al 1500, il Rinascimento, cioè il Rinascimento dei malvagi, del così autoproclamato uomo bianco, che viene dalla discendenza di Esau. Edom, visto che mi dici che conosci l'Antico Testamento, conosci quando è nato Esau, Edom, dalla pelle russa. Infatti il bianco non è bianco, è russo, perché quando si mette al sole diventiamo russo. Si è autoproclamato bianco per dire: noi siamo i bianchi, voi siete neri, ma neanche loro sono neri, sono marroni. Comunque, quando a scuola non ci hanno insegnato, dicono che quando è finito l'impero romano c'è stata la Dark Age, l'epoca buia. La storia riprende nel 1500, perché in quei mille anni in Europa governavano i Mori, cioè erano i re di colore, e noi discendiamo da quelli. Tutta il popolo di Israele, noi che siamo soprattutto nel sud Italia, lo vedi questa somiglianza che c'è tra noi del sud Italia, tra la penisola iberica, tra i sudamericani? Perché? Perché veniamo da Giacobbe, veniamo dalla stessa casa, capito? Per questo quando tu dici fratelli, non è che siamo solo fratelli nello spirito, ma siamo proprio fratelli nel lineaggio, nella genealogia siamo fratelli, ecco, capito? Ecco perché il secondo libro di Timoteo capitolo 2:16 dice: studia per essere approvato, un servo che divide la parola della verità a quella della bugia. Ma se no c'è anche... Il libro di Osea capitolo 4:6 dice: il mio popolo muore dall'ignoranza. Isaia capitolo 46 versetto 9: ricordatevi i fatti del tempo antico, perché io sono Dio e non ce ne sono altri oltre me. Infatti il Dio della chiesa, il Dio delle religioni, quello non esiste. Non esiste, è un Dio personalizzato, capito? Cioè hanno dato alla figura del Signore un'altra, hanno messo parole in bocca, hanno detto che il Padre è... Allora c'è il libro di Amos capitolo 3, inizio da versetto 1, dice:
ascoltate il messaggio che il Signore Yahweh rivolge a voi, israeliti, famiglia che Egli ha liberato dall'Egitto, ok? Tra tutte le famiglie della terra ho scelto solo voi, ok? Per questo verrò e chiederti conti di tutti i tuoi peccati, ok? E padre, possiamo andare avanti, io vi tireremo fuori precetti dopo precetti che il padre tratta solamente con il popolo di Israele, ok? Sì, io capisco, voi prendete anche molti versetti di qua, di là, noi per esempio siamo più di leggere tutto un capitolo, certo. Tutto un dammi libro, il libro di Isaia 28, ma per allora, favore. Noi dobbiamo continuare, dopo, andare. Scusate se vi interrompo. Sì. Salve. Noi stiamo insegnando dalla Bibbia. Sì. La parola di Dio. Dalle scritture. Sì. E va bene. Siccome sono fatto una signora più o meno di conseguenza. Sì, se non ti diamo fastidio andiamo via. Non c'è problema. No, non è questione di dare fastidio. Volevo un attimo capire. Ah, siamo parlando della Bibbia. Insegniamo le scritture. Parliamo della verità che questo mondo un po' ha perso, no? Abbiamo bisogno della verità. Oggi i giovani, sono giovani, hanno bisogno di Gesù, di conoscere la parola di Dio. Perché è l'unica che ci salva, no? Oggi ci siamo, domani non ci siamo. Dio ci salva. Dio ci salva, e Dio è una... Dai, per risponderti a quello che dicevi salvezza. Prima, tu prendi un precetto qua e un precetto là. Ha inviato suo figlio, no? Per redimere. Se potessimo avere perdono, posso non per cortesia avere dei documenti? Là. Certo. Va bene anche la patente? Allora, come stavamo dicendo prima, io conosco. Poi sai, comunque non è bene, ragazzi, andare a vedere soltanto una scrittura. No. È bene confrontarle le scritture. Chiaro. Perché comunque hanno fatto un bel casino quando hanno fatto la traduzione dall'ebraico al... Se uno conosce la parola dall'ebraico è molto importante. Molto importante, perché il passato ci è richiesto, come dice le scritture. Okay? Però quando ti ho fatto quella domanda, che cos'è la vita per te in Cristo? Scusami, non vogliamo rispondere a un altro. Nessun movimento. Nessun movimento. Siamo noi servi siamo dell'Altissimo. Dell'Altissimo, sì. Insegniamo le scritture. Lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è collegato. È collegato. Comunque Isaia, capitolo 28, versetto 13, dice: ma quelli non hanno voluto ascoltare, e la parola dell'Eterno è stata per loro precetto dopo precetto, regola dopo regola, un po' qui e un po' lì, perché comunque bisogna, noi troviamo conferma della parola, perché poi il disegno magnifico dell'Altissimo si completa con l'Antico Testamento e con il Nuovo Testamento, per questo dobbiamo saltare e confrontare. Chiaro. Infatti Yahweh Shai, scusami, quando parla ai maestri della legge, ai farisei, così dice: voi andate a interrogare le scritture dell'Antico Testamento che rendono testimonianza del Signore, poi, perché poi Mosè parlò proprio dell'arrivo del nostro Signore Yahweh Shai. Mezzo per quale anche comunque vi voglio dare le origini cosa, su questi scusami, nomi che voi conoscete. Un'altra cosa, prima di dire prima, questo è il problema di tutte le religioni e le altre religioni, che leggono questo libro come un libro della storia dall'inizio alla fine, non capirai, se non ti ho dato, non lo puoi capire. Ecco perché il libro di Isaia 28... C'è un piccolo particolare, sì. Siccome dovreste essere autorizzati... Ok, andiamo via. No, non è che vi stiamo mandando via, però a monte dovreste essere autorizzati ad occupare il suolo pubblico. Ok. Allora possiamo anche rimanere qui, l'importante è che togliamo questo? Sì, tutta sta roba qua. Va bene. Potete va bene. Tranquillamente parlare, non c'è va nessun bene. Problema. Ok, agli ordini. Uno. Grazie. Comunque ragazzi, grazie, non voglio farvi andare via senza avervi dato il significato dei nomi che oggi ci hanno insegnato. Sì, conoscere... Se viene un ragazzo, come lui diceva, non conosce niente, diciamo, di Dio, mai ha conosciuto, solo viene di genitori cristiani, no? Okay. Come io, come lei, okay. Che noi siamo argentini. La tribù di Neftali, argentina. Ok, allora sì, loro hanno un cuore aperto. No, che a me mi piace tanto vedere persone come voi. Ascoltare la parola, ti piace? Guarda, io amo le persone con la disciplina di voi.
Infatti disciplina, discepolo, sai, la disciplina deriva da discepolo. Intanto conoscere la parola, veramente diciamo, sì, sì, piace delle persone così, perché Yaraya, persone troppo sapie, ascolta, nel senso perché non parliamo per opera nostra. Di la Bibbia. Allora, facciamo a che lo che lui diceva, a essere un po' più pratico, no? Mm-hmm. Perché io vedo che questo è buonissimo, perché ti insegna a vedere la radice. Noi non insegniamo la religione, insegniamo la storia. Bravo, è buonissimo, sì, 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 è buonissimo. Allora uno dice, no? Per andare più veloce, più facile, più semplice, una persona che ha poco tempo. Sì. Ai ragazzi. Grazie, Tawada. Allora, ai ragazzi che non sì, conoscono, non conoscono a Dio, va bene? Che cosa le porti? Che quelli che lo prima. Qual è, diciamo, lo che vuoi fare? È questo quello che ti sto dicendo. Ti sto dicendo che tu, ti sto dicendo che tu vieni dal popolo di Israele. Tu sei il popolo della Bibbia. La Bibbia parla del popolo che il Signore si è scelto dalla discendenza di Giacobbe e dai 12 figli. Quindi io ti sto parlando, perché comunque sì, e ti sto dicendo il messaggio che io porto ai ragazzi che non conoscono, dico di tornare al loro vero Signore, al Dio di Israele, il Dio della Bibbia, il Dio delle Scritture, questo faccio io. L'unico. Però non confondiamo il fatto che oggi il mondo ha accomunato le divinità di tutti i popoli sotto il nome Dio. Perché qua, come dice la scrittura, il Signore ha dato a ogni popolo un qualcosa in cui credere. Come, ad esempio, tiro fuori velocemente dal... Per più pratico, ti dico che tu appartieni al popolo di Israele, tu sei il... Tu avvieni dalla tribù di Neftali. Quindi ti presento il Dio di Israele. E in questo nome, nel nome di Yahweh, che significa lui esiste, Yahweh esiste, quando Mosè gli disse, padre, come Signore, quando andrò dai figli di Israele, chi dirò che mi manda? E lui digli che ti manda colui che esiste, Yahweh, nome più grande non poteva scegliersi l'Altissimo, Bahashem nel nome di Yahweh Shai, suo figlio, perché noi, siccome abbiamo abbandonato l'Altissimo, e se fosse stato per l'Altissimo, come ha fatto ai tempi del diluvio, dove ha trovato solo Noè e la sua famiglia salvati, a oggi che siamo peggio, perché ha detto che siamo peggio di come eravamo prima, ci avrebbe distrutto, avrebbe fatto tutto da capo, avrebbe fatto. Ma però suo figlio, Yahweh Shai, il re, l'unico Messia, Hamashiach, cioè colui che è il re. Allora, penso a un ragazzo di 15 anni, sempre, no? Che si vede facilmente qua. Che un ragazzo di 15 anni, che poi capite queste aspetta cose. Che ti do... Sì, per... Allora, rispondo a questa cosa. Semplice, questo è lo che ti voglio... Più semplice di questo, sto dicendo che tu non sei argentino, sto dicendo che tu sei israelita. Sì, sì, sì. Capisci cos'è? Allora, questo ti sto dicendo io. Bravissimo. E ti sto dicendo che Dio, come tu lo chiami Dio, la parola Dio non significa quasi nulla, significa potere. Dio deriva da potere, sì, hai capito? Potere. Quindi noi ti stiamo dando il nome del tuo potere, sì, Altissimo. Quando preghi, a pregare il suo nome. Quando tu mandi una lettera, la mandi al nome. Ce l'ha un nome il tuo Dio? Lo chiami Dio come lo chiamano i musulmani, come lo chiamano i mormoni, come lo chiamano i testimoni di Geova? E quelli là hanno dato un altro proprio nome diabolico, preso da Yahweh. No, però aspettami, aspetta, tu sai che stai dicendo? Sì, sì, adesso lo rispondiamo. Aspetta, è tutto bello quello che tu stai dicendo, perché noi apprezziamo, perché noi leggiamo l'Antico Testamento, leggiamo Genesi, Esodo, Apocalisse, Apocalisse il Nuovo, Esodo, Deuteronomio. Uh-huh. Okay. Ma tu, ragazzo, non è per cosa le fatto? Questa roba non ci vuole. L'abbiamo tolta. Cioè, sì, la tolta in macchina. Allora, questo è un viale in ricordo del margine. Sta parlando il Signore. No, ho capito. Il Signore ha parlato per me, ha detto di mandarvi via. Ogni albero c'è stato impiccato una persona. Sì, abbiamo visto. Sapete tutto. Quindi voi potete fare quello che volete con la vostra Bibbia, però quella roba lì va riportata. Ok, la mettiamo via adesso. Mettetela via. Vado io, vado io. Ok. Se riuscite a cambiare magari anche ragazzi, comunque vi volevo dare le origini del nome Gesù e nome Cristo, che sono delle divinità greche. Cristo viene da Christus Serapis, Krishna. Quindi quando tu dici siamo uniti in Cristo, dici siamo uniti in una divinità greca, capito? Ok che tu come figura intendi il Signore, però il nome, cioè come se tra 2000 anni, come se tra 2000 anni lo chiamiamo Adolf Hitler, capito? No, tu hai ragione nel sapere queste conoscenze? Tuttavia, Mac, sì. Tu porti per favore sì, insomma, le segne, porto via tutto adesso. Porto via tutto. Di camion, porti via le segne. Ricordatevi che noi volete capire. Grazie. Cri, mi vuoi aiutare, Cri? Vediamo se resta. No. Sta roba qui?
Tranquillo, questa roba qui ci da portare qualcosa? Questo qua ve lo dovrei lasciare a voi, ragazzi, per però. Ci serve comunque. Non ti preoccupare. Vabbè, la Bibbia lasciamo qua. Vai, basta. Non so se ti puoi lasciare. Questi sono libri, insomma, che metteremo. Vabbè, prendo anche questo. Allora, super l'anno ci deve stare lì. Okay. Ah, ok. Bene. Sì, sono alberi sacri alla fine, dai ragazzi. Nel senso che sono morte dentro. Va bene, grazie. Ok. Per rispondere la domanda. Molto, grazie. Prego. Di nulla. Grazie a voi. Bro, just no, bring the camera back. Yahawada, bring the camera back. Per rispondere alla domanda che dicevate prima, non siamo noi a svegliare nessuno. No, cercano di convincere. No, noi non cerchiamo di convincere perché non ci è stato chiesto di convincere. Questo è il libro di Giovanni, capitolo 6, versetto 3. No, versetto 63 dice. Soltanto lo Spirito di Dio dà la vita, ok? L'uomo da solo non può fare nulla, ok? È il Padre che sveglia la gente. Io avevo tutta una vita diversa, studiavo la storia e facevo cose, ma quando è arrivato questa verità, l'ho conosciuto, mi è tutto, cavolo, cioè ho abbandonato tutto il resto. E come sono altri tanti fratelli, abbiamo tanti giovani. Tanti giovani, c'è uno che mi scrive spesso a 16 anni, no, meno di 15. Mi scriveva e mi faceva domande su queste cose perché lo Spirito l'ha convinto. Comunque non è che credi nel nome, in quel nome. Allora, per rispondere alla domanda di prima che stavo dicendo a loro, sì. Parlavate riguardo i giovani, no? Sì. Tieni questo anche. Riguardo i giovani, non siamo noi a fare nulla, ok? È il Padre che sveglia chi vuole svegliare, certo. Ok? Infatti il libro, stavo leggendo il libro di Giovanni, capitolo 6, versetto 63, dice soltanto lo Spirito di Dio dà la vita, ok? L'uomo da solo non può fare nulla, ok? E un altro precetto, per appoggiare questo, se leggete il libro di Ezechiele, capitolo 37, vi parla delle ossa secca, ok? Quando il Padre ha chiamato Ezechiele e l'ha fatto vedere una valle piena di ossa secca, sapete cosa rappresenta? Sapete cosa rappresenta? No, rappresenta il popolo di Israele, senza la verità. Infatti, perché il popolo di Israele, senza questa verità, senza il vero nome del Padre, come vi ho letto prima dal libro di Coso, il nome è richiesto. Quando Gesù si è apparso a Paolo, avete letto là che l'ha chiamato, l'ha parlato nella lingua ebraica, ok? Perciò non l'ha chiamato Gesù, l'ha chiamato il suo vero nome in ebraico, ok? Give me the precepts from I'll return to them the language of Canaan. I know those precepts, I need those precepts. Perciò è il Padre che sveglia la gente. Questa verità è quello che dà vita. La gente che vedete domanda, oggi... Attraverso chi il Padre risveglia la gente? Attraverso lo Spirito Santo. Alleluia. Questo è lo Spirito di verità. Amen. E qual è lo Spirito Santo? Lo Spirito Santo viene a vivere in te. È uno con il Padre, è uno con lo Yahshua, Spirito, lo Spirito di verità. Alleluia. Perciò non puoi dire che sono in questa verità senza conoscere la verità.